Stefano Sanese, che da 8 mesi si è fidato di me. Spero, esatto, infatti spero per stima e sono sicura invece per amicizia. Si è fidato di me, di noi, di questa e della mia segreteria organizzativa, di cui devo dire sono orgogliosa per 2 motivi. Uno, perché questa manifestazione nasce donna, cioè le vedete davanti a voi, il direttore artistico è una donna e lo staff organizzativo è fatto di tutte solo donne. Quindi questo mi rende infinitamente orgogliosa, e poi perché sono molto giovane, si sono per la prima volta sperimentate in un organizzazione di un evento come questo, che credetemi è estremamente complesso, perché è fatto di tante piccole sfaccettature, ognuna delle quali però importantissima. Brevemente, Ecocentrica nasce dai miei valori più profondi innanzitutto, e dal bisogno di unirmi alle voci di, per fortuna ormai, tutti coloro che hanno compreso che lo sviluppo sostenibile è tra i problemi più importanti del nostro mondo, al quale non possiamo più sottrarci. È ovvio che uno sviluppo non ci può essere senza progresso, senza economia, quindi senza un motore economico che porti avanti la terra, ma gli orizzonti si devono spostare, le energie devono cambiare, l'economia deve diventare green economy. Ora, per far questo, e forse in questo proprio sta la differenza di Ecocentrica, come diceva il Presidente Fiasella, rispetto ad altre manifestazioni del genere, chiamiamole fiere, tipo Ecomondo, questo è prima di tutto un evento culturale, in quanto secondo me alle persone bisogna avvicinarsi prima con un messaggio culturale, con un messaggio profondo. Questi valori non si illustrano semplicemente in una fiera attraverso un'azienda che produce pannelli solari, si deve prima cercare di farli entrare dentro la mente, le fibre e il cuore delle persone. Per far questo abbiamo pensato un artificio, la casa sensoriale domotica. La casa sensoriale domotica è la prima volta che viene fatta in Italia. Sono circa 200 metri quadri di un'abitazione tipo, che contiene i 6 vani standard di un'abitazione, quindi cucina, camera da letto, camera dei bambini, soggiorno e bagno, arredata, che viene che in queste ore viene cablata da 4 delle aziende che fanno domotica nel mondo, direi tra le più importanti, che sono la Schneider Electric, la Merten, BPT, Garvan, AMX, coordinate dalla IPU SRL, che hanno aderito con entusiasmo al progetto e sono diventati i nostri sponsor tecnici. All'interno ogni arredo, e questo è molto importante perché veramente fa la differenza, che voi troverete all'interno della casa domotica è totalmente ecosostenibile, grazie alla collaborazione e all'entusiasmo di una 50ina di ecoartisti ed ecodesigner e da una decina di aziende di designer, fra le più importanti in Italia, che ci stanno portando in queste ore tutti i loro pezzi. Per cui dalle posate alle luci, al tavolo da pranzo, ai divani, alle poltrone, ai giochi per i bambini, tutto è ecosostenibile. Cosa significa? Significa lavorato sia nel processo oppure all'inizio, perché si sono scelti fin dall'inizio di utilizzare materiali compatibili, diciamo così, e nel rispetto dell'ambiente. È un contenitore, come vi dicevo, particolare perché estremamente ricco. Come vi ho detto, c'è la casa domotica, c'è uno spazio fieristico dove abbiamo invitato una 30ina di aziende divise fra Spezia e Venezia, anche qui come vedete in completa controtendenza rispetto al mondo delle fiere, cioè non 200 aziende ma 30, e queste selezionate e ognuna per tipologia. Non è importante vedere 20 aziende di pannelli solari in mostra, è importante capire che cosa sono i pannelli solari e perché ci sono. E poi, come appunto accennava il Presidente, abbiamo 2 rampe, le 2 rampe dello Spezia Expo, dove vi sono gli ecoartisti,
dove troverete delle 17 vetrine con degli oggetti particolarissimi e fondamentalmente con il cuore e l'entusiasmo di persone che dai rifiuti, dai materiali riciclati, da quello che trovano, che hanno dismesso le persone, hanno tirato fuori delle vere opere d'arte. E oltre a questo, uno spazio convegni molto importante, che si snoderanno nelle 3 giornate di venerdì, sabato e domenica. Anche questi 6 convegni hanno cercato di muoversi su varie tematiche legate all'ecosostenibilità. Quindi avremo un convegno sulla domotica e 2 convegni istituzionali della provincia e del comune, che affronteranno i temi prevalentemente delle energie rinnovabili. Avremo un convegno dedicato, importanza, direi molto importante, insomma, perché è in teleconferenza con Parigi, organizzato da Federambiente sui risultati delle micropolveri. E poi ci saranno 2 aspetti un po' più, secondo noi, anche questa è ecosostenibilità, legati alla qualità della vita. Quindi un workshop su cosa significa vivere naturalmente, dalle discipline olistiche allo yoga, al cibo, e un altro sul molto particolare, direi affascinante, sulle vie del tè. Quindi proprio perché si è cercato di toccare questi argomenti a 360 gradi e anche in maniera, speriamo, semplice nel senso divulgativa, cioè spesso si parla anche di queste cose in maniera forse troppo tecnica. Invece, come dicevo, queste manifestazioni devono anche essere alla portata di tutti, perché solo quando una cosa diventa comprensibile, non solo dagli addetti al settore, immediatamente è divulgabile. Quindi l'ultimo ringraziamento di cuore a Stefano Bombardieri, che veramente le sue opere, vi invito a venirle a vedere, perché se anche su di voi hanno fatto l'effetto che hanno avuto su di me 2 anni fa quando l'ho vista a Pietrasanta, credo che ne rimarrete estremamente colpiti.